Dino, Guglielmo, mi sono molto divertito in Cops 2, segue il successo strepitoso della prima serie, quindi vi chiedo, quando siete tornati a girare, più felicità appunto di ritrovarvi, oppure c'era anche un pizzico, non so, di timore, perché la seconda stagione è sempre quella magari un pochino più, no? Bisogna rispettare, insomma, appunto le aspettative, quindi ecco, com'è andata? Vabbè, chiaramente per quanto mi riguarda tornare in Puglia, anzi contavo i giorni quando lo vedevo, ma al di là della Puglia, ma tornare tutti insieme noi ci siamo molto divertiti l'anno scorso, quindi era proprio tornare a divertirci. Però sai, è vero che venire da quello che era un tratto dal film norvegese, adesso cioè, c'era il dubbio di come si sarebbe voluta la faccenda e anche con molti dubbi, cioè, oddio, cosa faranno poi questi? Invece devo dire che la scrittura è stata notevole, nel senso che ha creato questi casi che comunque molto intriganti, interessanti, e allo stesso tempo comunque la squadra sgangherata di poliziotti con l'aiuto di Tonino a risolvere le questioni. Devo dire, complimenti, insomma, ne sono usciti. Chiaramente parlo di scrittura e noi poi insomma vedremo poi come. Però devo dire bene, insomma. No, io mi accodo totalmente a quello che dice Dino. La mia paura più grande era che appunto che la virata sul giallo potesse essere pericolosa, no? Un po' un autogol. Invece sarà che poi Luca è bravissimo a scegliere, secondo me, oltre a quanto è bravo a scrivere, è uno dei primi quattro in Italia, secondo me, per come scrive e a girare. C'ha anche questa grande capacità di scegliere veramente le squadre e anche questo ingresso di Gaia, Messer Klinger, tutte queste guest dalla Fiorelli a Solenghi, Mimmi Bruschetta, Massimo De Lorenzo, insomma, ha creato su una base molto solida che eravamo noi, che abbiamo anche imparato molto bene oramai a dialogare tra noi. Insomma, devo dire che gli ingressi tutti precisi, senza voler stravolgere l'anima nonsense della cosa, secondo me, devo dire che oltre ogni aspettativa ci siamo trovati, non dico a migliorare, però secondo me a non tradire chi, insomma, vede Cops perché gli è piaciuto il primo. Grazie.